Corrado Quarti, sindaco di Osio Sotto, qui il ciclismo è di casa, una società come Lucio Osio Sotto che è sempre molto impegnata sia con i suoi ragazzi ma anche nell'organizzazione di tante manifestazioni, è un po' il fiore all'occhiello e questa serata immagino sia un orgoglio anche per l'amministrazione comunale. Assolutamente sì, è un orgoglio, ha detto bene, qui l'Unione Ciclistica è di casa e il ciclismo è di casa. Tanti ragazzi, tanti giovani, tanti bambini, come vediamo, hanno voglia di gareggiare, di partecipare ed è un evento, quello di questa sera, trofeo Città di Osio Sotto, tra gli eventi più importanti dei nostri eventi annuali. Quindi sono molto contento, orgoglioso di essere qui e di vedere tanta partecipazione per questo grandissimo e importantissimo evento. Giuseppe Gherardi è uno dei responsabili da Lucio Osio Sotto, quella di questa sera con la notturna per Elite Under 23, è uno dei fiori all'occhiello della vostra organizzazione, è sempre un grande impegno ma anche un grande onore organizzare questa manifestazione con sempre tantissima gente. Sì, un grande impegno e un onore perché in provincia di Bergamo è l'unica gara per Elite Under 23, però un impegno grande dei nostri tutti collaboratori perché sono 3 giorni che siamo impegnati nel preparare le varie cose e un grazie grande a tutti i nostri collaboratori. Un grazie anche al nostro presidente perché ci supporta sempre in tutte le nostre esigenze e un grazie anche al comune di Osio, il sindaco che ci è sempre disponibile per questa manifestazione ma anche durante l'anno ciclistico perché è sempre con noi, ci aiuta, mette a disposizione le attrezzature, un grazie e un grazie a tutti gli sponsor che senza questi non riusciamo a fare niente, un grazie forte a tutti gli sponsor perché questi sponsor ad oggi l'Unione Ciclistica Osio Sotto riesce a portare in strada 27 corridori e tutti a spese dell'Unione Ciclistica Osio. Un grazie a questo agli sponsor e in primis al nostro presidente. Marco Milesi, ex professionista, questa è sempre una serata un po' speciale nella doppia veste di direttore sportivo con i tuoi ragazzi della BS Carrera, ma soprattutto di cittadino di Osio Sotto, di anche in parte organizzatore con gli amici da Luci Osio Sotto, davvero una serata speciale questa notturna per te e per tutta la società. Sì, sicuramente è l'appuntamento che aspettiamo tutto l'anno, un appuntamento importante che la manifestazione ormai è il nono trofeo Città di Osio Sotto. Siamo contenti e ben fieri di questa manifestazione. Dal punto di vista tecnico invece quali sono i numeri dei partecipanti e le squadre sono un po' presenti le migliori formazioni dalla categoria Elite Under 23 Continental mi pare? Sì esatto, abbiamo un bel parterre dalla Colpa, Calafiore, Arvedi alla BS stessa, un bel parterre di iscritti, sì, un circuito veloce con 2 partenze da fermo che renderanno duro il percorso e penso come sempre si arriverà in volata. Antonio Ferrari è il direttore sportivo della formazione degli giovanissimi da Lucio Osio Sotto, ne approfittiamo della notturna di Osio Sotto per presentare un po' questi ragazzi e per fare un po' il punto su come sta andando la vostra stagione. Sì, siamo come tutti gli anni qui presenti in questa splendida manifestazione organizzata da Lucio Osio Sotto e quest'anno abbiamo l'attivo 16 giovanissimi e diciamo che la stagione sta andando molto bene perché abbiamo conquistato 4 maglie di campione provinciale e 2 di campione regionale, quindi diciamo che i frutti si vedono e l'importante comunque come sempre che non manchi il divertimento in questa categoria che è molto importante e come ripeto spesso che le nostre gare sono anche un motivo per stare assieme e creare un grande gruppo diciamo per fare proprio squadra. Fabio Ferrari è il direttore sportivo della squadra degli esordienti da Lucio Osio Sotto, anche per voi approfittiamo di questa serata per fare un po' il bilancio di questa prima parte di stagione. Sì, sono io l'allenatore degli esordienti, quest'anno è una squadra di 11 corridori, ne abbiamo 6 del primo anno e 5 del secondo, quindi è una squadra molto folta, eravamo abituati a averne 3-4, quest'anno molto impegnativa la cosa, però numero alto vuol dire anche grandi risultati, ci manca la vittoria che non è ancora arrivata, però abbiamo fatto 2 secondi terzi, 2 quarti, 1 quinto e molti piazzamenti nei 10, quindi pensiamo che presto arriverà anche la vittoria.
Ferrari, secondo Zanoncello, terzo Menegotto. Carlo Alberto Giordani, primo classificato nella notturna di Dioniso Sotto, avete un po' scombussolato quelli che erano i piani soliti della volata, un attacco da lontano, una bella vittoria, immagino che sei contento. Sì, diciamo che comunque è stata una vittoria di tutta la squadra, perché noi con certe corazzate come Zalf e Kolpak dobbiamo correre un po' all'attacco, diciamo. Oggi ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto più di metà gara fuori in quattro corridori, e abbiamo collaborato tutti insieme e alla fine insomma ce l'ho fatta sopravanzare nello sprint. Una bella vittoria, a chi la vuoi dedicare? Ma direi che la dedico a tutta la RVD Cycling, soprattutto ai miei compagni, perché oltre a essere i miei compagni appunto siamo un gruppo di amici e penso che questo sia il nostro punto forte.